GameStop apre di nuovo con un'apertura veramente strepitosa. Guardate, 102,73%, prezzo a 300 dollari per azione. È incredibile ciò che sta facendo GameStop. Intanto, solo un anno fa, andiamo a vedere il grafico ad un anno fa, prezzava più o meno 4 dollari per azione. Oggi prezza 300 dollari per azione. Intanto, abbiamo cercato di spiegare che cosa sta accadendo con GameStop. Continua il rally, come possiamo vedere, il rialzo, nonostante il boom dei videogame durante la pandemia, non sarebbe sostenuto dai fondamentali del titolo. GameStop è diventato un argomento caldo nelle chat online, su Twitter e Reddit, è diventato poiché alcuni investitori al dettaglio e dei trader stanno mirando a spingere le azioni più in alto possibile e spingerle fuori dal mercato i venditori allo scoperto. Intanto vorrei condividere con voi alcune opinioni di tantissimi analisti che dicono l'improvviso forte aumento del prezzo delle azioni e della valutazione di GameStop è stato probabilmente alimentato da una short squeeze e in misura minore dalla speculazione degli investitori al dettaglio e dal coinvolgimento di RC Ventures. Adesso andiamo a vedere qual è invece l'opinione di Guido Gennacari, Trading Room di Roma. Buon pomeriggio Guido e ben ritrovato. Ciao Alexandre, buon pomeriggio a voi. Allora, innanzitutto vorrei partire appunto con GameStop. Ho cercato di ricostruire un pochettino quali potrebbero essere le motivazioni di questa performance. Qual è la tua opinione? Allora, guarda, vedendo la situazione, oggi sta più 100%, il titolo a 110%. Sono due i fronti essenziali da valutare. Uno, appunto, come dicevi prima, il retail americano. Si pensa spesso ai, così, cioè agli studenti americani o i disoccupati che hanno preso il sussidio, che non potendo fare altro fanno praticamente del betting finanziario, e su Reddit o Twitter, quindi su questi forum, questi chat online, praticamente si mettono d'accordo insieme su un'unica strategia. Per il momento non c'è nulla di illegale perché non è insider trading e perché è alla luce del sole, però questi movimenti coordinati la SEC sta indagando, sta vedendo se sono leciti o meno. Quindi da una parte ci sono i piccoli retail che hanno comprato probabilmente delle opzioni con strike autodemoni lontanissimi, e chi ha venduto queste call, queste opzioni, si è dovuto ricoprire comprando il titolo. E da lì il titolo ha iniziato un pochino a salire. Però in concomitanza c'erano anche le posizioni degli hedge fund ribassiste, e addirittura le posizioni degli hedge fund sono per un 138%, che vuol dire che nella lista americana dei titoli più shortati è il primo. Fatte 100 azioni del titolo, quelle al ribasso sono 138. È una specie di moltiplicazione dei titoli, è un miracolo al ribasso però. Quindi questo ha portato, da una parte, c'erano gli hedge fund che erano già short sul titolo da prima, e dall'altra parte sono intervenuti quindi i retail che hanno cercato, si sono coordinati per andare long, e nella loro strategia per ora hanno fatto saltare un hedge fund. E come vediamo, se rimangono queste posizioni ribassiste, il fatto che vengono chiuse queste posizioni ribassiste ha creato lo squeeze, praticamente questa impennata al rialzo per quanto riguarda il titolo. Quindi è una specie di lotta tra Golia e Davide, dove in questo caso il gigante Golia sono gli hedge fund, che erano principalmente shortisti sul titolo, con posizioni assurde oltre il 100% del capitale, e dall'altra parte il retail, che si è coordinato tutto insieme per andare long. Però attenzione, perché quando si va short, il guadagno massimo è il 100%. Se io prendo un'azione, vado short e quella va a zero, fallisce, ho un guadagno del capitale investito. Ma il rischio invece, al contrario, è a leva, perché se come in questo caso il titolo è salito, se uno shortista fosse andato un hedge fund short a 50, trovandosi adesso a 350, a 300 il prezzo del titolo, è più del capitale che ha messo. Quindi attenzione, chi va short c'è un effetto leva se non mette uno stop loss. E logicamente già ieri e oggi lo stop loss non sarebbe servito perché ha aperto in gap up. Quindi per chi queste posizioni, che sono tante, short, se non vengono coperte si assume un rischio grandissimo, e questo lo short squeeze si verifica perché appunto alcuni chiuderanno le posizioni e favoriscono questi strappi al rialzo come vediamo di oggi, e quindi il titolo sale ancora. E i fondamentali invece non sono di questa, diciamo, di questi valori. Logicamente i fondamentali,
non c'entrano nulla. L'unica cosa fondamentale, appunto, sono i soldi che con il Covid, ma già da anni passati con le banche centrali, non finiscono in economia reale, ma quando finiscono malamente, in maniera patologica, sui mercati, il mercato diventa un betting e va a pompare i valori a rialzo, a ribasso, e quindi non c'entrano più fondamentali. Perché gli hedge fund sono andati short non per giocare, ma perché sapevano che i fondamentali della società tendevano al fallimento, e sono stati smentiti da questa iniezione di liquidità coordinata dai retail. Quindi è un caso molto interessante, perché ce ne potrebbero essere altri in quest'anno sui titoli piccoli a bassa capitalizzazione in America. Quindi questo è un primo caso di studio del 2021. Ecco, invece ovviamente ieri ha tweetato Elon Musk, immagino abbiano visto i tweet di Musk un po' tutti postando un link di Reddit. È normale che le persone vanno ad acquistare un titolo solo perché Elon Musk ha tweetato una cosa che praticamente non si capisce perfettamente anche che cosa significasse? Beh, è già successo con la famosa... con la chat non chat del titolo che era salito. A volte appunto l'ignoranza, perché molto spesso il retail non ha le conoscenze, le capacità o i rischi delle hedge fund. L'hedge fund rischia, ma molto spesso non sono soldi propri ma dei clienti, mentre il retail, mettendo soldi propri, purtroppo lavora sull'ignoranza, ragiona sull'ignoranza, sul sentito dire, e quindi molto spesso casca in questi, ecco il caso di, non di quest'ultimo tweet ma di quello precedente di Elon Musk, è stato un esempio. In questo caso però Reddit non c'è un errore, ma effettivamente ormai è tutto sociale, è tutto condiviso, e questo riguarda tutti i, diciamo, i big tech, tra virgolette. Poi se torniamo avanti su Microsoft, se vedremo il grafico, oggi Bill Gates ha fatto su LinkedIn un articolo interessante che è molto importante per quanto riguarda i settori da seguire nel 2021 e nel futuro. Quindi come vediamo è tutto a livello globale, ormai non si ragiona più in termini locali, e questo anche perché la pandemia, cos'è? La pandemia deriva dal fatto che la Terra è piccola, ma logicamente la popolazione aumenta, e quindi questi fenomeni saranno sempre più sviluppati, sempre più frequenti, purtroppo speriamo di no, e la risposta sarà nella biotecnologia, nel settore sanitario, ed è la risposta che ha dato Bill Gates in questo articolo di LinkedIn. Quindi questi sono i settori del futuro, oltre gli stati. Ecco, secondo te è giusto appunto anche fare, come dire, un appunto aprire una vicenda da parte della SEC, ovvero Securities and Exchange Commission, giusto per capirci l'equivalente della Consob italiana, per quanto concerne il caso GameStop, e soprattutto per quanto concerne anche il tweet di Elon Musk, perché sicuramente non è una performance adeguata, ma soprattutto non è un comportamento adeguato andare a fare questi acquisti dopo un solo tweet? Ma guarda, io sono un purista del mercato, nel senso che il mercato è il termometro di quello che succede nella realtà. La realtà qual è? È che c'è troppa moneta, moneta sui mercati invece di andare sull'economia reale. Quindi il problema non è del valore, ma andrebbe ritirata la quantità eccessiva di moneta che ha scollegato l'economia reale da quella finanziaria. Se noi torniamo alle quantità di moneta nei flussi dei mercati finanziari adeguate, allora tutti i valori possono essere realistici. Se invece c'è tanta moneta e tanta speculazione, questo è il valore. Logicamente Warren Buffett diceva che il valore è quello che ottieni e il prezzo è quello che paghi sul mercato, e in questo caso c'è un valore molto alto su GameStop, e il sottostante, almeno che non ci siano sconvolgimenti a livello societario, il valore reale è molto molto quello che ottieni, il valore è basso. Però, come diceva anche Keynes, il mercato può rimanere razionale più a lungo della tua solvibilità, ossia il titolo potrebbe salire anche a 500, a 1000, non lo sappiamo, perché l'irrazionalità umana non ha una scadenza temporale, e quando noi sapremo che l'irrazionalità sarà rientrata, per noi sarà troppo tardi. Quindi il problema, secondo me, sono i flussi di liquidità. C'è troppa liquidità sui mercati finanziari e droga, in positivo o in negativo, perché adesso i mercati sono drogati a rialzo, ma se dovesse arrivare un cigno nero saranno poi al contrario drogati a ribasso. Quindi c'è troppa liquidità rispetto a quella che è l'economia reale, le potenzialità, ma si vede anche dal rapporto debito PIL mondiale, che è sul 360%, che sono i record mai visti a livello, diciamo, storico. Assolutamente sì. Intanto ti chiedo un'ultimissima domanda per quanto concerne GameStop, giusto per capire anche quali sono le tue posizioni, se ci sono.
Beh, sicuramente molto speculativo. Ovviamente bisogna vedere perché ci sono queste ancora, ripeto, il 138 di posizioni short, che vuol dire che su 100 di titoli ci sono degli hedge fund che stanno a ribasso per una quantità di 138. E questi hedge fund dovranno chiudere prima o poi le posizioni perché sono posizioni generalmente anche a breve. E finché non si abbasserà la posizione ribassista, quindi non si vedrà una diminuzione delle posizioni short, secondo me il titolo continuerà a salire. Per questo meccanismo di squeeze, quindi di short squeeze, quindi quando diminuirà le posizioni bassiste, allora probabilmente vedremo dei valori più consoni e si avvicineranno più a quello forse che è il prezzo reale. Finché rimaniamo sul 130, sopra il 100%, ma fino anche 60, 70, 80% di posizioni short è tantissimo, finché non scendiamo sotto il 70% di posizioni ribassiste, secondo me il prezzo può solo che salire. Perfetto, andiamo a vedere anche la performance di Wall Street, appunto in apertura. Intanto stavo mostrando anche la performance mensile di GameStop in una settimana, quasi un rialzo del 280%, in un mese 620, in 3 mesi 886, quasi il 900% di rialzo. Guido, invece, a che cosa è dovuto questo calo di Wall Street, soprattutto dopo le trimestrali che abbiamo visto? Sicuramente pesa Boeing, pesa anche AT&T, Boeing ovviamente perdite record, AT&T ben sopra le stime, ma c'è una causa legale che disturba i conti, una causa legale da 1,35 miliardi. Ovviamente si tratta di una somma molto importante. Beh, sicuramente se guardiamo i singoli titoli sono realtà differenti, anche se gli indici americani oggi perdono il 2%, si avvicinano a questa cifra più o meno, ricordiamoci che hanno toccato i massimi storici recentemente, quindi qualsiasi discesa del 2, 3, 4, 5% qualcuno inizierà a trarre profitto, poi c'è molta appunto volatilità, poi c'è la Fed stasera, quindi c'è tanto, ci sono tanti motivi per avere giornate di volatilità, ma nessuno si stupirebbe se domani magari l'indice facesse più 2, ormai siamo abituati. Quindi più che l'America, io mi preoccupo dell'Europa, ossia la Germania e soprattutto l'Italia, perché l'America fino a ieri era in trend in salita e crescente, oggi è il primo giorno di effettivo ritracciamento, quindi siamo, se prendiamo lo Standard & Poor's, un attimino che prendo il grafico, vedete, questo è il settimanale. Se andiamo sul giornaliero, fino a ieri, anche ieri ha fatto un record massimo l'indice americano, come vedete. Quindi questa discesa è praticamente tornare indietro di